Dopo una chiusura di qualche settimana ha riaperto il Conrad City al Borgo di Sanremo in via Galilei, completamente rinnovato. Sì, abbiamo naturalmente ristrutturato questo storico punto vendita, storico, dico storico perché è un punto vendita che ha fatto la storia negli anni di Conad e oggi lo abbiamo riaperto totalmente rinnovato, ampliato nei reparti, ampliato anche nelle corsie. Essendo naturalmente un negozio di dimensioni ridotte, ma dove si può trovare tutto per la spesa giornaliera. C'è stato il taglio del nastro e la benedizione di Don Massimo e una folta partecipazione anche delle persone. Sì, naturalmente ci faceva piacere che il parroco qui del borgo ci desse la sua benedizione. E quindi lo abbiamo invitato come abbiamo invitato alcune autorità di Sanremo alle quali siamo particolarmente attaccati e con le quali collaboriamo in veste di cittadini, in veste di imprenditori, per cui devo anche ringraziarle personalmente per la partecipazione. C'è molta scelta qui all'interno, dalla gastronomia pronta da portare a casa, una macelleria molto fornita, insomma, c'è molto. Sì, proprio credo che i reparti freschi siano la sorpresa migliore per i clienti che ci verranno a trovare. Dall'ortofrutta che abbiamo ampliato con un assortimento di prodotti anche locali, la gastronomia, la panetteria, dove vengono anche oggi preparati dei piatti preparati da noi all'interno del punto vendita. La panetteria, la pasticceria, è un reparto, quello della gastronomia, sul quale puntiamo molto, perché anche negli anni scorsi è sempre stato apprezzato. Poi le nostre carni, anche lì abbiamo introdotto una novità che è la famosa carne piemontese, della quale crediamo che il cliente apprezzerà molto. Siamo rimasti molto colpiti da questi pannelli di accoglimento. Sì, diciamo che Conad negli anni ha saputo anche trovare un arredamento delle attrezzature che rendono il punto vendita più bello e quindi per i clienti che vengono giornalmente a trovarci troveranno questa ambientazione che è particolarmente bella perché diciamo che rispecchia un po' quelle che sono le nostre abitudini. Dove c'è scritto anche persone oltre le cose, che è un po' il nostro slogan, non soltanto scritto ma reale, perché in effetti noi, il nostro personale, che voglio ricordarlo, è un personale che comunque è qui da 30 anni, che lavora qui da 30 anni, per cui è cambiato tutto, ma non il personale. Il personale è sempre lo stesso, con tutte le attenzioni verso il cliente, quindi anche in questi giorni dove magari il cliente si troverà un po' sperso, che non troverà i prodotti, voglio tranquillizzarli perché i ragazzi sapranno indicargli e guidarli nella spesa in questo momento di smarrimento. Questo è un quartiere molto popoloso. Sì, è un quartiere naturalmente molto popoloso che è un po' quello di Sanremo. Soprannominato Borgo, però io ho trovato delle persone qua splendide, da giugno che gestisco questo punto vendita e devo dire che mi sono trovato veramente bene in questo quartiere perché lo considero proprio una grande famiglia e nonostante naturalmente il caos che si può essere presente in questo quartiere. Ho trovato delle persone veramente disponibili e mi sono trovato proprio come in famiglia.